ASCO 2024, focus sul polmone, focus sul seno e la situazione dei tumori ginecologici. Ne parliamo con Ketel Russo, responsabile dei tumori ginecologici in Humanitas. Sì, non è stato proprio un ASCO impressionante per i tumori ginecologici, speriamo in future novità all'ESMO. Sicuramente ci sono stati dei messaggi importanti. Abbiamo purtroppo registrato l'ennesimo fallimento dell'immunoterapia nei tumori ovarici. E credo che veramente con dispiacere dovremmo mettere una pietra tombale sull'ulteriore sviluppo dell'immunoterapia nei tumori ginecologici. Abbiamo avuto l'ennesimo trial negativo nella recidiva platino-resistente dei tumori ovarico, mentre al contrario abbiamo rafforzato il messaggio sul ruolo della chirurgia nella recidiva platino-sensibile di tumore ovarico, dove si conferma che se le pazienti vengono operate bene con residuo tumore assente, c'è un vantaggio in termini di sopravvivenza. Non solo alla prima recidiva, ma il ruolo della chirurgia emerge, e questa è la grande novità di quest'anno, anche nelle recidive successive. Ci portiamo a casa un po' pochino, però alcune conferme.